Sono andato a cercare la definizione di fede, dizionari, altri dizionari. Grazie. Però mi è piaciuto tanto la definizione di Paolo nei Ebrei, Ebrei 11:1. Cioè mi è veramente piaciuto. Che gli dice la fede cosa è e la fede che non è. E di cose che si sperano e di dimostrazione di cose che non si vedono. O possiamo dire che non è legata alle cose che si vedono. Nella mia lingua araba ci sono due parole per speranza. Non so se nell'italiano c'è o no, però c'è un tipo di speranza che ha la radice di sperare e spero che sia bel tempo domani. Se non lo è, sto a casa, pazienza. Un altro tipo di speranza che si dice, che ha radice della parola supplicare, che vuol dire se non succede questa cosa, io muoio. Non può non succedere, perché sono legato, o mia vita, mia esistenza è legata a questa cosa. E nella Bibbia, nella lingua araba, questa parola di speranza è la parola che si chiama rajè, è della radice supplicare. Non sono andato a cercare nella lingua greca, no, non lo so, in italiano sono due parole, no? È sempre sperare. Ok. Ci sono delle informazioni, cioè le cose che nostra fede è un tipo di speranza, non è che se facesse bel tempo, sì, se non facesse bel tempo, non va bene, pazienza. No, perché se non Gesù non è venuto alla terra e non è risorto, la nostra vita cioè, non ha senso. Allora il tipo di speranza è quello di supplicare. Le cose che si vedono o anche si misurano, si calcolano, è quella che la scienza ci racconta. Cioè, questa è l'immagine della nostra galassia, la Via Lattea, giusto? Via Lattea. Via Lattea. E questa freccia punta alla posizione del nostro sistema solare, il Sole, cioè il 7-8 pianeta che girano al Sole. E non si vede ovviamente perché è troppo piccolo. Il nostro sistema solare è troppo piccolo. Questa galassia, galassia, giusto? Grazie, grazie, grazie. Contiene più o meno 350 billioni di stelle, billioni di stelle, e è larga 100.000 anni luce, cioè la luce mette 100.000 anni per andare dalla volta all'altra. Con 300.000 km al secondo mette 100.000 anni di andare da una parte all'altra. E questa è sola nostra galassia. Vi dico un altro pezzo di informazione. Le stelle, tutte le stelle nell'universo, sono più numerosi di tutti i grani di sabbia sulla superficie della Terra. Ripeto, cioè questo non si può contare questi grani di sabbia, perché sono troppi, non ce la facciamo. Tutte le stelle lassù sono più numerosi dei grani di sabbia su tutta la Terra. E questo non è una fede, cioè, sono calcoli e scienza, eh? Non, sì, potete fare il calcolo sapendo la densità della terra, la sabbia, la capacità, cioè si può fare il calcolo, sono numeri, cioè letteralmente stellari,
si può fare il calcolo. Sì, le stelle dell'universo sono più numerosi di tutta la sabbia. C'è una cosa. Questo personalmente molto personalmente dice due cose. Io sto zitto e non ci sono parole. L'inno dice: impossibile trovare parole per dire quanto grande sei. O dici impossibile non trovare parole, o letteralmente non dice niente, stai zitto. Cioè, quando io mi penso, il silenzio è diventato per me il modo più profondo di lodare il Signore. Se non ti trovo parole, io sto zitto. Non ce la faccio. Cioè, zitto. Cioè, se dico che sei grande, ma non vuol dire niente, cioè sei grande. Davide nei Salmi lodava il Signore, sei più alto dei monti, sei. Stiamo dicendo che le stelle sono più alte. Lui diceva sei sopra le nuvole. Ma le nuvole io ci vado sopra, sono venuto da voi da sopra le nuvole, non dipende dalle informazioni che sappiamo. Cioè, io oggigiorno so più, ho più di informazioni che Davide aveva prima. Ma non importa, non è questo. Non importa quanto sei educato, hai fatto il liceo, hai fatto il dottorato, bravo, però non è questo. Assolutamente non lo è. Davide ha detto nel Salmo 139 che io sono fatto da te da un modo stupendo. E lui non sapeva niente sulle DNA, le cellule, come il corpo umano è stato fatto. Non importa. E lo dava al Signore perché vedeva che il suo cuore batteva, cioè respirava, i muscoli che crescono. Semplicemente non gli serviva tanta informazione che abbiamo oggi e magari in altri 100, 100.000 anni gli esseri umani avranno di più informazioni. E oggigiorno si sta parlando anche di non solo un universo, ma magari ci sono altri multiversi, ma un'idea scioccante per noi. Ma sì, va bene, non è quello, non è quello, non è quello. E mia lotta è quella che quel bambino nato 2000 anni fa, mi piace questa foto perché non c'è la luce intorno della faccia di Gesù, perché non l'aveva ovviamente. Era un essere umano normale, morto, sì. Abbiamo tutti prove che è stato morto. Risorto, sì, cioè, tante persone l'hanno visto dopo essere morto. Queste possono essere informazioni anche. Anche gli scolari che insegnano le università, anche la Bibbia, lo insegnano, ma non ci, cioè, sanno che è successo queste cose. Sì, queste cose sono successe 2000 anni fa, anche la data di oggi, 15 luglio 2018, vuol dire che tutto il mondo, sì, siamo 2018 anni dopo la nascita di questo signore, di questo uomo qua. Ma sono informazioni sempre, ma mia lotta è quella. Io perché credo che questo qua è lo stesso, la stessa persona che ha creato di più di stella che le grandi sabbie sulla terra. Ma perché? Ma è normale. Perché lo credo? Cioè, non riesco a mettere due cose insieme. Ci sono più di stelle, grani della sabbia, e un grano di questo, della sabbia, un grano,
che non esiste, c'è un grano, è il nostro sole, è il nostro pianeta, lui è venuto al nostro, questo Signore è venuto al nostro pianeta per salvarci noi esseri umani. Perché ci credo? Nella scienza si dice sei forte quando hai più informazioni, diventi più forte. Ma la nostra fede cristiana, per essere salvato, ti serve confessare le tue debolezze. Gesù disse, a proposito del fariseo e il pubblicano, giusto? Pubblicano? Che questo qua ha detto: Signore, ho bisogno di te. E Gesù disse: giustificato, punto. Questo qua dice: Signore, abbia pietà di me. Gesù conferma: giustificato, punto. Fatto. È tutto, è quello lì. Tutto quello lì. E mia conclusione. Che ho bisogno di te, Signore. Io ho bisogno di te, Signore. Cioè, semplicemente così. Io ho bisogno di te, Signore. Il mio peccato è così grande. Non è perché faccio tantissimi. Non che vi racconto cosa faccio. Sì, facciamo tutti brutte cose. Ma ho il peccato contro quello che ha fatto più di stelle. Che grande sabbia, una cosa grossissima, un peccato grosso. Cioè, la penso così, se sbaglio contro il mio datore di lavoro mi licenzia, se sbaglio contro il governo vado in prigione, se sbaglio contro Dio, cosa mi fa? È grosso. È per quello che la soluzione di questo sbaglio deve essere grosso. E col suo amore è venuto darci questa salvezza. Ci credo perché ho bisogno. Non ci credo perché ho tante informazioni, magari più o meno di qualche persona, ma ci ho bisogno. Semplicemente così. Ci sono più domande che risposte nella nostra fede, domande che ci incuriosisce. Ci abbiamo parlato mercoledì scorso con Piero sull'argomento della risurrezione dei morti e abbiamo concluso che, giusto, non sappiamo ancora, non possiamo avere una conclusione definitiva. È una domanda aperta ancora, non si sa, però cioè, non importa, non importa, hai bisogno, è quello. Magari delle domande che abbiamo non. Pietro dice: siamo sempre pronti a rispondere alla nostra difesa di chiunque domandi spiegazione dalla speranza che è in voi, con mansuetudine e timore. Non possiamo spiegare per il perché o il come questo creatore di stelle è venuto sulla nostra terra. Io non posso spiegare come l'ha fatto, cioè, non ce la faccio. Però io posso spiegare come ho fatto con voi perché ci credo. Perché ci credo è una cosa che non sembra normale. Perché ci credo? Ci credo perché è l'unica soluzione per me. Non c'ho altro. Anche nel concetto di preghiera, a volte mi chiedo. Ma ascolta, non ascolta, dov'è? Non lo sento, ma avrà 100.000 orecchi. Se ascolta qua, mi ascolta dall'Egitto, ascolta uno che prega lì in Italia, ma come ascolta due nella stessa volta, nello stesso tempo? Cioè, non so. Domanda, non lo so. Cioè, ha fatto più di stelle che le grandi sabbie. Allora, che risposte vo volete? Sì, lo fa, è così. La Santa Cena, semplicemente,
Gesù disse: prendete, ma non mettete niente in bocca finché sappiate, capiate molto bene quello che state facendo. Prendete e mangiate. Semplicemente così, sì, esaminiamo noi stessi, vediamo, sì, però ci stavano tante lotte e guerre su di questa. E Gesù con noi, sì, è Gesù con noi, e pane e vino, ma sì, è pane e vino, ma cioè, come, no? Ma semplicemente così, sì, è Gesù con noi, ma sì, è pane e vino, l'abbiamo preparato adesso. Non importa, non importa questi... informazione che uno abbia di più che l'altro, non importa, hai bisogno. Vi ricordate, magari 8 anni fa, la lingua italiana è per me una lingua straniera, allora mi ha colpito tanto che questa cosa qua si chiama salva gente, come il salvatore. Perché cioè, questa parola non è nelle altre lingue, se questo si chiama... Cioè, qualcosa in arabo, in inglese, qualcos'altro che non, magari non è legata al salvare, ma un coso. Ma in italiano un salvagente. Bello. Anche ho suggerito a voi 8 anni fa di appendere questo sull'albero di Natale. Perché è quello, è il nostro salvatore. È quello. Hai bisogno. Sai nuotare? Bravo. Se sai nuotare, questo non sei nel posto giusto, perché questa famiglia sono una famiglia di peccatori che hanno bisogno di Gesù. Se sai nuotare, bravo, ma sei nel posto sbagliato. Hai bisogno. Non importa che... Sappi sulla legge di Archimede, come flota, come galleggia, cioè... Hai bisogno. Se hai bisogno, ce l'hai. Gesù è per te. Informazioni non importa. Per me, vi incoraggio ognuno di voi, che magari siamo troppo abituati al concetto di Gesù è morto per noi, ma oggi vi incoraggio a rivisitare quello che pensate, a rivisitare. E magari avrete delle lotte anche voi. Va bene. Il Signore vi risponde del suo modo suo, con un amico, con la Chiesa, con la Bibbia. Tanti modi il Signore. Se hai una lotta va bene, non temere delle lotte. Ma per me, fino adesso, grazie al Signore, ogni lotta, io esco da questa lotta più forte. Magari non è per tutti, magari ci sono che vanno via dalla fede con le lotte, succede, succede. Ma per me ogni lotta esco più forte, cioè non temere delle lotte, cioè, uscite più forti, vi dà la spiegazione perché ci credete una cosa così irragionevole, giusto? Si dice così. Concludo con voi con questo versetto che Davide ha detto al Signore. Salmo 131. Qualcuno lo può leggere, per favore? Vito, per favore. Sì, puoi leggere Vito per favore, 131. O qualcun altro, non importa. Cioè, l'ho trovato? Sì. Così
Mi ha calmato questo, mi ha calmato un po'. Il Signore mi dice, ci penso io, non ti preoccupare, ma calmati, io sono tuo padre, ti amo tantissimo, sono venuto, sì, su questa pianeta che si chiama Terra, che gira su un grano di sabbia tra tutti quelli che ho fatto io, perché ti voglio tanto bene. Non riesco a spiegare perché, ma ci credo, perché ho bisogno. Se non è vero, mia vita non ha nessun senso. Non ho altra speranza. Non posso dire sto a casa pazienza. No, è finita così, se non è vero.